Bentornata in diretta con noi ragazze, oggi ritroviamo la nostra bravissima Maria e nel corso di Ciao. oggi vedere la foto di quello che Maria farà vedere oggi, è una tecnica di nail art che vi è utilissima sicuramente perché è autunnale, proprio autunno questa tecnica di nail art. E quindi ci sbizzarriamo con le foglie, con i tratti lunghi, decisi, intensi, i colori e tutto quello che effettivamente può star bene su qualsiasi colore di tendenza moda in questo autunno 2021. Quindi non perdiamo altro tempo, Maria, e ti faccio girare già la fotocamera. Perfetto. Ok, vado, ciao. Allora. Dunque ragazzi, aspettiamo Maria e vi anticipo che vedrete dei colori che ancora non avete visto utilizzati nelle nostre dirette. Si tratta del nostro formato piccolo 8 ml, le nostre ultime novità. Vi anticipo che stanno uscendo i nuovi colori, quindi a giorni li vedrete all'interno del sito. Sono 6 colorazioni bellissime, vi posso anticipare qualcosina. Abbiamo un verde bosco pastello, in tono pastello, che è il colore di punta di questa stagione 2021. E due toni di magenta, uno più chiaro e uno più scuro, un viola scuro che è un altro dei colori di punta delle case di moda, diciamo nelle case di moda sia europee che newyorkesi, quindi le più importanti, perché poi fondamentalmente la moda, soprattutto qui, viene decisa un po' dalla settimana della moda di New York e un po', da quella di Milano. E quindi abbiamo fatto un mix di tutto proprio per farvi avere degli accostamenti che potrete ritrovare anche nei negozi quando andrete appunto magari a comprare dei nuovi abiti, dei nuovi accessori in linea con queste tendenze e troverete proprio questi colori. Questi colori, ragazzi, sono studiati apposta per rendere al meglio su ogni incarnato di unghia e troviamo oltre i 4 colori che vi ho detto anche 2 toni di rosa, un pesca e un rosa più freddo, perché poi quest'anno va tantissimo il bon ton. Quindi diciamo che abbracciamo colori che sono autunnali, ma soprattutto eleganza è la parola d'ordine per questa stagione. Quindi poi a giorni li vedrete sul sito, non vi so dare adesso una data precisa, ma sicuramente entro fine settimana li troverete sul sito nella nostra categoria 8 ml. Non perdiamo altro tempo, ragazze, perché Maria è pronta e vi vogliamo far vedere questa pazzesca nail art. Allora, Eccoci eccomi Maria, qua. Perfetto, possiamo cominciare? eccomi qua. Quindi, ragazzi, come già ovviamente capite che è arrivato l'autunno, quindi sarebbe arrivato il momento di preparare i decori autunnali. Oggi vi faccio vedere questi tre. Questi di qua sono decori in realtà semplicissimi, perché ricordiamo sempre che noi lavoriamo con un sacco di clienti al giorno e la parola d'ordine è velocità e sbrigarsi, però fare qualcosa sempre di molto veloce e bello, soprattutto bello. Quindi in realtà per fare questi decori non ci serve un granché, non ci serviranno grandissimo numero di prodotti. Quello che ci servirà, adesso ve lo spiego a poco mentre andiamo a lavorare. Unica cosa che dovrei dirvi è ovviamente che, siccome è una tecnica che potrebbe abbordare anche una principiante, unica cosa ovviamente dovete però saper fare le linee sottili, perché tutto il decoro si basa in sostanza sul saper fare una linea veramente sottile, sottilissima. Eppure dovete anche ricordare e calibrare la pressione delle linee sottili, ma di questo possiamo anche parlare tra pochissimo. E allora, per prima cosa andiamo a parlare della base. Come vedete, qua come base ho utilizzato un colore nude. In sostanza, questa è stagione che un po' tutti i clienti fanno il nude, però magari vogliono qualcosa di colorato per spezzare quel nude. E io, vediamo magari se, ecco. Quindi, se come sempre là siamo che dobbiamo sbrigarci, allora vi propongo di utilizzare come base della copertura il gel Arctic Rosa. E questo gel devo dirvi che è molto si adatta tantissimo a parecchie tecniche, siccome è un gel anche autolivellante. In più vi ricordate che vi risparmia un sacco di tempo, perché dovete non dovete poi andare a stendere il colore. Siccome questo di qua è molto pigmentato, la sua pigmentazione è molto alta. Quindi, allora, intanto io procedo a stendere mentre parlo, va bene?
Quindi questo gel mi permette di non dover poi andare a stendere nessun colore. Tra l'altro, la sua tonalità è veramente molto bella e si adatta benissimo alla carnagione, sia chiara sia quella più scura, perché in sostanza si tratta di un tono molto facilmente adattabile. Ecco, prima non mi veniva la parola. Quindi facciamo finta che stiamo lavorando sulla vostra cliente, ok? Quindi avete fatto tutta la preparazione, avete tolto il vecchio prodotto, se state facendo il refill, avete fatto tutto quello che dovevate fare con la forma, avete sistemato la forma, soprattutto avete steso i preparatori, avete steso il primer, la base, ed eccoci qua, siamo nel momento di stendere il gel. Quindi avete steso il gel, come vedete, questo tipo di gel è auto livello. Scusate, l'incidente si è ripetuto. Ecco, stringo meglio la cara. Ok, scusate, mi è caduto di nuovo la camera. Come dicevo, questo gel è autolivellante. Cosa significa? Significa che potete facilmente lavorarlo. Eccoci qua, e nel frattempo però non è un gel che cola perché è abbastanza denso, quindi tutto quello che dovete fare è stenderlo sull'unghia naturale, rigirare come ho fatto io il dito all'ingiù, scusate, me lo metto a livello dei miei occhi, quindi esco un secondino dall'inquadratura della camera, dopodiché lo vado a livellare in modo che non si devono creare gli avvallamenti. Vedete? Ok, dopodiché lo vado ad asciugare. Mentre sta asciugando, ovviamente dovete polimerizzarlo almeno un minuto. Nel frattempo, voi ovviamente state lavorando tutte le altre dita. Nel frattempo, vi volevo dire anche che comunque con questo tipo di gel, ricordo che si chiama Arctic Rosa, potete fare tantissimi altri lavori, come lavoro con il muretto, dove anche lì in quel caso ci sarà pochissima lematura, quindi magari ve lo faccio vedere nella prossima diretta, nel prossimo video nostro. In più potete anche provare a miscelare il colore con altri colori, perché adesso sapete sicuramente già nel mondo nails l'ultima novità è fare i decolorati. Oppure potete anche aggiungere glitter, tutto quello che insomma desiderate. Nel frattempo aggiusto ancora un po' con la camera io, mentre si sta asciugando la tip. Ok, mi sembra che così vada meglio. Ok, è passato precisamente un minuto, tiro fuori la mia tip. Adesso devo togliere lo strato dispersivo. Mettiamo caso, allora, come vedete, anche questo gel è ottimo per la tecnica senza limatura, perché vedete, è perfettamente livellato. Però vedete, mettiamo caso che comunque la vostra tecnica che state lavorando prevede una limatura, quindi prenderemo una lima e andremo a limare. Molto probabilmente a me adesso la tipo mi si staccherà, perché limare sull'unghia naturale ovviamente non è come limare qua sulla tip finta, che mi salta appena la tocco. Comunque, a cosa serve anche questo passaggio? A me mi serve anche per opacizzare un po' la superficie per poter disegnare meglio, così che il colore si stenderà poi più uniforme. Se, ripeto, questo comunque se nel caso avete degli avvallamenti. Dopodiché vi consiglio di passare, dare una passata del buff, così in modo che abbiamo la nostra superficie bella e pronta. Ok, in sostanza quando lavorate sulla cliente i passaggi da fare sono sempre gli stessi. Ecco qua, in pochissimi secondi abbiamo fatto la copertura e l'abbiamo pure limata, l'abbiamo pure corretta. Allora, come prima tip, inizieremo da questa di qua. Come vedete, la tip si divide a metà, dopodiché ci sono tre rametti, una specie di spighe di grano, qualcosa di genere. Quindi sulla mia palitra io prenderò, fate attenzione, prendo il semipermanente Plinio 306,
me ne prendo un goccino, metto già direttamente qua. In più mi servirà il gel color 354. E già prevedo la vostra risposta. Si possono mischiare semi permanenti con il gel? Sì, ragazzi, per fare un disegno assolutamente sì. In questo momento devo mischiarle perché mi servirà anche un colore intermedio, perché le userò entrambi separatamente, ma in più mi servirà un colore intermedio, quindi lo vado a preparare in anticipo. Magari nel frattempo la vostra cliente si sta asciugando nella lampada, ecco. Eccoci qua, quindi dopo che ho preparato il mio colore intermedio, ritorno al disegno. Per prima cosa devo disegnare la linea, la parte rossa. Quindi prendo il semi permanente e direttamente con il pennellino dalla boccetta, vado a fare la linea all'inizio grossolanamente. Solo mi serve per coprire la parte, diciamo, più sostanziosa. Dopodiché prenderò il pennello liner non troppo sottile, e vado a ricalcare di nuovo tutta la linea per fare una linea perfetta. Vedete, così se vedo che c'è un difetto, lo vado a coprire. E andiamo ad asciugare 30 secondi in lampada. Adesso dovremmo ripetere però il passaggio per una seconda volta per ottenere comunque la colorazione della parte del rosso molto più accesa. Allora, questo intanto ve li metto qua. Dopodiché prepareremo il colore per il disegno, che in questo caso io, come già vi ho detto e ve lo ricordo di nuovo, userò il gel Plinio 354. Vi ricordo che i colori prima di essere utilizzati devono essere agitati, ok, per evitare che il colore si deposita sul fondo. Nel frattempo la mia tip si è asciugata, quindi riprendo di nuovo il colore e vado a fare una seconda passata. Ok, asciughiamo. Allora, ragazzi, mentre il decoro lo farò anche con il liner, ma sempre non sottilissimo. Cosa intendo quando dico sottile e non sottile? Guardate, ho due tipi di liner. Uno è sottile e l'altro è sottilissimo, uno è 0 e l'altro è doppio 0. Ok, quindi fate anche attenzione a questo. Oppure ce l'ho un altro liner che è leggermente ancora più grosso, che mi serve per i decori più grossi. Allora, come prima cosa prendo il colore intermedio perché mi servirà solo come la guida. Ah, ovviamente ho dimenticato che dobbiamo andare a togliere lo strato dispersivo un'altra volta dallo smalto. Ok, semplicemente così vi sarà più facile eseguire il decoro. Come prima cosa devo dare la direzione al mio decoro. Ad esempio, decido che la prima spiga partirà da qui e arriverà magari così. Ok? In realtà, magari sulla telecamera la linea non si vede, ma vi garantisco che voi la vedete e a voi vi serve più che altro come una guida. Dopodiché, adesso andiamo a prendere il nostro colore giallo. Questo di qua è un giallo bellissimo autunnale perché non è sgargiante, non è un giallo molto forte, quindi è molto difficile sbagliare con questo giallo. Dopodiché, inizio a disegnare i puntini. Come vi dicevo già prima, perché ci serve un liner e unica conoscenza di cui avete bisogno per fare questo decoro è fare le linee sottili. In sostanza è come saper appoggiare il pennello, perché vedete come faccio io? Metto un puntino, lo schiaccio, lo alzo ed ecco qua la prima foglietta, diciamo, fatta, e farò così con tutte le foglie. Ricordiamo anche che comunque dobbiamo seguire
un minimo di decoro, nel senso, ricordate che anche le foglioline non devono essere messe lì a casaccio, ma devono avere e seguire un senso. Ad esempio, o le fate una di fronte all'altra, oppure le fate spostate, oppure potete iniziare a farle una di fronte all'altra e poi iniziare a spostarle. Poi più in basso andrà il vostro disegno, più grandi saranno le foglie. Quindi le foglioline più piccole saranno in alto e le foglioline più grandi saranno in basso. Quando mi vedete che giro la tip, comunque ragazze, perché anche il dito della cliente potete girare a vostro piacimento e dovete farlo. A questo punto, anche se il colore mi permette di lavorare, perché come vedete non cola e potrei fare anche tutto il resto del decoro, io vi consiglio di asciugare, perché è un'altra regola fondamentale di tutti i decori che andiamo a fare, è se ti piace quello che hai disegnato, quindi se ti piace una cosa che hai fatto, asciugala immediatamente prima che rovini tutto. Perché poi capita che hai sbagliato un puntino, anche solo piccolino, cerchi di correggerlo ed ecco che hai rovinato proprio tutto. Tanto vi servirà solo un'asciugatura intermedia, solo qualche secondino per far sì che il decoro si riprenda. Dopodiché andrò a fare, diciamo, la seconda spiga, che penso dove voglio che va, voglio che vada qui, in questa direzione. Ok, quindi mi sono fatta la linea guida, dopodiché con il colore bianco, di nuovo giallo, non so perché stavo per dire bianco, da dove mi è venuto bianco, boh, vado a disegnare, a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto poco fa. Quindi schiaccio il pennello e lo alzo, schiaccio e alzo, alzo anche abbastanza velocemente, così che mi viene la punta bella sottile. Più velocemente io alzo, più bello mi viene. Questa volta, come vedete, il rametto l'abbiamo fatto con un poco meno foglie. E ora andremo a fare un terzo rametto. Ovviamente, se avete un'unghietta più piccolina, potete limitarvi su due o anche solo un rametto, a base di come comunque sta alla lunghezza dell'unghia che state lavorando in questione. Dopodiché prendiamo e facciamo un altro pezzettino che uscirà e andrà da questa parte. Quindi prendo di nuovo, vedete, tocco solo il colore con una punta, non prendo tantissimo colore e andiamo a ripetere. Ok, mi avvicino un poco di più. In questo momento del lavoro, se avete qualche imperfezione, non fa niente perché poi ci saranno i passaggi successivi con i quali potremo andare a correggere tutto. Ecco, ogni tanto ricordate di riportare la mano della cliente dritta per vedere realmente cosa state facendo e se quello che state facendo vi piace. Adesso dobbiamo andare a dare un poco di profondità al nostro disegno, al nostro decore, quindi qua ci serve di nuovo il nostro colore intermedio. Vi ricordate che abbiamo mischiato il rosso 306 con il giallo 354. Ok, magari lo metto qua così che si vede. Stavolta però faccio l'asciugatura completa che sarebbe comunque di 30 secondi, per assicurarmi di aver asciugato tutto bene. Adesso prendo di nuovo un pochino del mio colore intermedio e andiamo a ripassare solo in alcuni punti sopra il giallo. Grazie, se volete potete anche lasciarlo così com'era, solo che ripassando magari vi verrà un decoro più particolare, più pieno, perché poi alla fine si vedrà una leggerissima sfumatura che comunque da fare su una fogliolina così piccola è molto difficile, quindi avrete un bel effetto e potete andare a farlo direttamente su tutte le foglioline, perché tanto non cola niente.
non è come disegnare comunque con il semipermanente solo, che potrebbe anche essere liquido, quindi dovete anche svilgarvi un attimino di più. Potete scegliere quale punti andare a colorare. Ok, cercate di sfumarlo un pochino e lo vado ad asciugare. Adesso una cosa importante. Adesso dovremmo andare a fare il contorno. I contorni sono quelli che definiscono il disegno, sono quelli che lo rifiniscono e lo rendono tale. Quindi a noi ci servirà il gel bianco, il gel, ecco qua, e questo è un gel numero 407. Il tappino lo metto pure qua se volete portare. E questa è la parte più importante. Perché se non sapete comunque fare un bel contorno, sarà difficile poterlo eseguire questo decoro. In più, però, per andare avanti, per andare a eseguire il contorno, se voi guardate attentamente di profilo, vedrete che comunque il decoro che siamo andati a fare noi ha un rilievo, e andare a ricalcarlo bene e coprire i difetti sarà molto difficile così com'è. Quindi ci servirà il sigillante. Io nel mio caso uso il top class senza dispersione, perché io preferisco lavorare con il sigillante senza dispersione, e vado a stendere una passata del sigillante, mi raccomando, anche abbastanza sottile. Scusa un po'. Ok, quindi. Però questo strato di sigillante andrà a livellare tutti i difetti e i dislivelli tra il disegno e la tip. E asciughiamo di nuovo. Ripeto, anche in questa volta, per il momento va bene anche solo 15 secondi. 15, scusate, 30 secondi. Poi faremo l'asciugatura completa, anche perché adesso dovete asciugare ancora il bianco, quindi state tranquilli che nel momento in cui finirete il decoro, già anche questo strato sarà comunque asciutto. Allora, adesso dovremo andare a fare i nostri contorni. Come prendere il colore? Spero che lo sapete già, perché comunque questa è una parte fondamentale. Dopo che vedete che avete preso il colore, guardate cosa ci serve a noi. Il movimento, tutto il contorno, per eseguire tutto il contorno che andremo a fare, sarà sempre lo stesso ed è unico e solo. Dovete imparare a fare solo un movimento, sarebbe appoggiare il pennello, schiacciare e alzare. Quindi, se comunque volete, potete anche fare questo esercizio. Ok, mi avvicino, guardate di nuovo. Quindi io appoggio il pennello, trascino e alzo. Così che io ho una specie di goccia e che comunque la mia linea in un punto più grossa e va a finire a zero, con la punta a zero. Perché ci serve questo? Perché questa è la cosa che rende le linee vive, che le rende belle, perché se voi continuate e farete solo le linee dritte, uniforme, quella già sarà la linea geometrica e non è la linea che serve nel decoro. Quindi dopo che abbiamo fatto questo, scusate, mentre ci stavo provando ho preso troppo prodotto. Adesso andiamo, riprendo di nuovo il prodotto. Io lo prendo direttamente dal barattolino, ma se vi viene più comodo potete anche prenderlo, metterlo dall'altra parte e prenderlo da lì. Ok, non so se si vede. Se mi avvicino. Ok, quindi potete iniziare o dal più basso o da quello più alto, come vi viene più comodo. Ma prima di tutti dobbiamo, perché ricordate che non abbiamo fatto lo stelo, quindi per prima cosa io andrò a disegnare lo stelo. Ecco, per fare lo stelo magari prendo un poco di più del prodotto. Ecco qua, e abbiamo fatto una linea. Dopodiché andiamo a ricalcare il disegno. Come vedete fa, avevo detto appoggio e tira. Mi riunisco, appoggio e tiro. Se vi capita di aver sbagliato, ricordate che avete il pennello a zoccolo per poter correggere quello che volete. Un altro consiglio è
in questo decoro, appunto per dare un po' quell'effetto spigola, spigola, scusate, spiga di grano, non dovete andare a chiudere completamente la punta, perché sapete che la spiga ha, diciamo, le parti che escono di fuori, giusto? Come se fossero i peletti che escono, quindi anche noi per imitare una specie di questo genere non andremo a chiudere completamente la fogliolina. O quantomeno non tutte, ok? Alcune magari più piccoline, se desiderate, potete anche chiudere. Ok. E anche questa volta faremo un rametto per volta. In questo momento potete anche correggere se avete qualcosa di correggere nei contorni del vostro disegno, però vi voglio anche ricordare che i disegni sono belli quando non sono perfetti. Vedete, ne ho fatto uno, mi piace quello che ho fatto e lo asciugo immediatamente per non rovinarlo. Adesso andremo a ripeterlo, ripetere la stessa cosa con altri due. In più, se volete, potete anche uscire un filo fuori dal disegno partendo dallo stelo per sottolineare che è una spina. Allora, ricordate anche qua in questo caso per prima cosa dobbiamo disegnare cosa? Sì, lo stelo. Così. Dopodiché proseguo. Uno. Come vedete è un decoro veramente velocissimo e facilissimo. A volte anche l'abbinazione degli elementi fa sembrare che sia un decoro complicato, ma in realtà se prendete ogni singola parte del decoro separatamente è facile. Ok, vedete? Molto sottile, molto fine. Appunto, il bello è perché la linea è viva, come vi dicevo poco fa, non è una linea geometrica, non è una linea piatta, non ha lo stesso spessore in tutti i suoi punti, vedete, sono ovunque diversi. La linea è diversa. Ok, ci rimane ripetere la stessa cosa con l'ultimo pezzettino. Ok, se volete potete anche aggiungere qualche filo di erba, anche fatto solo con il bianco, però mi sembrava già abbastanza pieno così, quindi io ho preferito lasciare così com'era. Ok, mi piace. Asciugo ancora un pochino. Allora, ora l'ultima, penultima, diciamo, parte che ci è rimasto veramente poco. Abbiamo già finito il nostro primo decoro e subito passeremo al secondo decoro. Allora mi direte, Maria, ma hai dimenticato la legna bianca? Allora, in questo caso l'avevo fatto volutamente perché volevo che il decoro attraversasse la linea bianca, quindi se voi volete potete farla anche prima, in realtà sarebbe anche più facile, però se voi volete conservare e non rompere il decoro con la linea bianca centrale, la dovete fare alla fine, sempre con un pennello liner. Vado, però siccome stavolta sto facendo una linea geometrica, quindi devo schiacciarla uguale su tutta la lunghezza. Non
Non dimenticate, se avete qualche un altro piccolo pezzettino che si intravede, dovete sempre farlo. Questo forse è l'unico punto dove dovete fare attenzione. Dei colori nella linea, rigiro la mano della cliente e ripeto la linea nel verso contrario. Voilà, vedete? È il bello anche del decoro, che c'è comunque una parte geometrica con una parte morbida. Questa volta vado ad asciugare. Vabbè, quasi del tutto no, facciamo anche un pochino. Poi, siccome siamo in autunno, quale altro colore ci sta benissimo in autunno? È ovviamente oro. Poi, tra l'altro, io adoro aggiungere un punto più luccicante, a me mi piace un sacco. Ma voi potete anche benissimo non farlo. In questo caso utilizzerò il gel paint numero 413. Ve lo lascio anche questo qua. Si vede il numero? Ok, quindi di nuovo con il liner piccolino andrò ad aggiungere un po' di la parte dorata dove? Ma dove più vi piace. Ad esempio, vedo che la spiga è un poco sottile, e lo stelo metto un poco sullo stelo. Voglio mettere un poco qua in mezzo, ok, qua in mezzo, un poco qua e un poco qua, perché non deve essere una parte dominante del mio decoro. Più che altro deve sembrare che se la cliente, no, se quando la cliente girerà la mano, ci sarà l'effetto vedo non vedo, c'è qualcosa che luccica, ma non si capisce bene cosa. Quindi non esagerate con l'oro, anche se vi piace, perché no? A me mi piace. Io esagererei di brutto con l'oro. Quindi questa volta però faccio l'asciugatura completa, perché comunque abbiamo finito. Ok, ci resta solo di sigillare ovviamente. Dopodiché passeremo alla seconda tip. Allora, come dicevo prima, io uso il top glass senza dispersione, mi preparo. Ok, va bene così. E lo vado a sigillare. Vedete? Un'altra cosa che mi piace tantissimo è che il colore del gel che abbiamo usato come base è talmente coprente, è talmente, sembra talmente naturale che sembra che avessimo proprio passato il colore. Basta, questa volta la vado ad asciugare, la tip asciugatura completa, che vi ricordo è di 2 minuti 120 secondi. Se voi volete che il vostro sigillante resti perfetto per tutto il mese, che sia sempre lucido, lucidissimo e bellissimo, dovete asciugarlo, ragazze, per bene, non avete fretta. Ad esempio, io faccio così: faccio tutto quello che devo fare, asciugo ogni dito quando lo sigillo, anche un pochino, un poco qua, un poco là. Dopodiché faccio mettere tutte e due mani dentro per un'asciugatura completa, che sarebbe di 2 minuti. Adesso, ragazze, per andare avanti, per eseguire questi due tip, ho già preparato le tip per semplicemente abbreviare i tempi della nostra diretta, per non farvelo vedere inutilmente, perché comunque già avete visto e avete capito che semplicemente come base ho utilizzato il gel Arctic Rosa. Quindi io ve lo tengo sempre qua così che potete vederlo. Quindi semplicemente ho già la mia base pronta. Maria, ti interrompo un attimo perché mi stanno facendo delle domande, così rispondo Sì. e poi ti rilascio. Allora, rispondevo a Flora, Ok. innanzitutto, ciao Flora, e è un piacere vederti qui, che ci segui sempre, ti vedo. Allora, Flora mi chiede se è terminato l'Actit 30 ml. Sì, è terminato, avete la versione 5 ml disponibile sul sito o eventualmente la trasparente, se vi interessa il gel a basso calore. Mentre per Tabita, che mi chiede se resterà la diretta, Tabita,
la diretta resta sulla pagina Facebook per qualche giorno sicuramente, ma comunque non ti preoccupare perché da domani la trovi anche insieme a tutte le altre dirette già realizzate sul nostro canale Plinio Nails di YouTube. Quindi basterà semplicemente accedere a YouTube, scrivere Plinio Nails e ti usciranno tutte le nostre dirette divise per argomento, così troverai facilmente anche quella di oggi. Grazie Maria, ti lascio continuare. Perfetto, tranquilla. Guardate, la nostra tipo è pronta. Ok, vedete come la particolarità anche della sfumatura che realmente con pochissime mosse sembra che avete fatto chissà che cosa, in realtà non avete fatto niente. Quindi abbiamo preparato la nostra prossima tip, come abbiamo già detto, avete fatto tutto quello che dovevate fare, però questa volta noi ora adesso andiamo a disegnare la metà della foglia di un albero che non mi ricordo come si chiama, me lo perdonerete, va bene? Quindi, per fare questa foglia, questa mezza foglia, io stavolta partirò direttamente dal gel giallo, il numero 354, con il mio pennello liner. Ok. Stabilisco direttamente la linea che deve attraversare e che deve seguire la mia foglia. Scusate, ho preso troppo colore. Ad esempio, decido che la linea andrà così, magari così un po' troppo basso. Dai, alziamola un poco. Ecco. Ok. Questo sarà lo scheletro del mio disegno e tutto quello che andrà avanti partirà da qui. Adesso direttamente con il giallo andrò a fare il mio decoro. Come si fa questa fogliolina? Per chi ancora non conosce, ha uno schema molto facile e sarebbe se questa è la linea centrale, dopodiché ci serve un'altra linea, quindi questa sarà laterale, centrale, questa laterale, un'altra linea laterale. Allora, ragazzi, in questo momento si vede un poco male, ma perché forse me ne accorgo che dalla camera si vede male, ma in realtà voi la vedrete chiaramente la linea. E poi c'è un'altra parte che sarebbe la parte più basso, la parte finale. Guardate, tutto qua. Quello che dovete fare è la linea centrale è una specie di V qua, tutto qua. Dopodiché andiamo a disegnare le coroncine. Come sono le coroncine? Ad esempio, questa è la punta laterale numero 1. La punta laterale com'è? Ha una punta a freccia qui e una punta a freccia qui. E un'altra sarebbe qui che noi comunque non la vediamo, ok? Dopodiché la punta freccia deve arrivare fino a, stabiliamo qui l'altezza. Qui e qua no, perché qua andremo a fare la giuntura. Ora dovete solo unire questo punto con questo punto con questo. Non vi preoccupate se adesso si vede male, tra poco lo farò rivedere. La stessa cosa qui. E qui. Anche qua possiamo farla un poco più profonda, quindi con il mio pennello zoccolo, in gomma, lo correggo. Ok, dopodiché arrivo a fare questa punta qua, che anche questa fa la sua spigolosità e poi scende così, uop, a mezzaluna, uop, ed è scesa. Ora devo riempire tutto il decoro direttamente con il giallo. Prendo quindi già un po' di più di giallo e lo vado a riempire. Devo dire che riempire
Penso che già è più facile, non c'è nulla di particolare in questo momento, non sto facendo niente di che, sto solo riempiendo la nostra così, futura foglia. Se volete fare una foglia invece su tutto il dito, sappiate che si fa allo stesso modo, solo che rifate la seconda metà. Lo vado ad asciugare. Qua vi consiglio l'asciugatore di 30 secondi, un po' più lunga, perché così non avrete problemi. Dopodiché ci serve di nuovo il colore intermedio. Con il colore intermedio andiamo a creare una leggera sfumatura. Quando sicuramente già avete visto, sapete che quando una foglia appassisce diventa e prende il colorito dall'interno, dal suo centro, quindi dalla nostra parte centrale. Prenderò un poco di colore e lo vado a distribuire nella parte centrale. Vedete, non ho preso molto colore, ne ho preso poco. Poi con quello che mi è rimasto sul pennello, anzi, un di meno, lo vado a trascinare il colore picchiettandolo verso l'esterno. Ok. Guardate, già mezza sfumatura è fatta. Asciughiamolo. Un consiglio: non cercate di fare la sfumatura subito a tanti strati, in un unico passaggio, perché la regola dice che più voi mettete il prodotto, più difficile sarà da sfumare e quindi peggio vi verrà il lavoro. Piuttosto, se non avete tanta praticità a fare le sfumature di questo genere, mettetene pochissimo alla volta. Un pochettino in questo passaggio, faccio qualche altra cosa, poi ne aggiungo un altro poco, così evitate anche di sbagliare. Ad esempio, adesso io la sfumatura l'ho fatta, però la voglio molto più intensa e ora la andrò ad intensificare. Nel frattempo, però, volevo anche che si vedano sui particolari della foglia. Sapete che sulla foglia si vedono le venature, quindi giro sempre il dito della cliente. E se questa sarà la mia venatura centrale, ho preso in questo caso il puro colore 306 rosso. Ok, lo prendo sul pennello, non tantissimo. E adesso in un solo unico passaggio vado a disegnare una linea centrale qua. Però come vi dicevo già, ricordate ragazze, la linea per essere bella deve essere viva. In più faccio uscire qualche altra piccola venatura di qua, capito? In questo modo. E in più dovete avere pochissimo prodotto sul vostro pennellino. Guardate, magari. Ok, dovete avere pochissimo prodotto sul vostro pennellino e dovete imparare sempre a fare questo movimento. Prendere il pennello. Appoggiare, schiacciare, alzare. Appoggio, schiaccio, tiro e alzo, così che la linea in punta finisce a zero e non si vede più. Questo è l'unico movimento che dovete saper fare e il che renderà molto bello e facile il vostro lavoro. Allora, abbiamo fatto questo. Adesso, dopo che ho aggiunto vado a sfumare ancora di più, aggiungo altre sfumature e userò di nuovo intermedio, il colore intermedio che abbiamo creato prima. Perché lo faccio adesso? Dite, perché non l'hai fatto prima? Perché voglio che anche il disegno delle venature venga leggermente coperto, così che sembrano ancora più belle, sembra ancora che proprio come se fosse vero. Ecco, mentre nella punta potete anche ripassare un poco di colore per renderla più gialla. Scusate, un poco qua.
un poco qua. Vabbè, anche sulla terza che ci siamo. Poi ricordate, giusto, la parte bella del disegnare fiori, foglie, è che comunque non esistono due foglie uguali, non esistono due fiori uguali, quindi non esiste la regola precisa che deve essere così. Qua comunque potete gestire voi tranquillamente senza nessun problema, come più vi piace. Ok, dopo aver rappreso un pochettino il colore, vado a coprire la parte giù di rosso. Lo faccio direttamente con il pennello della boccetta. Ok, asciugo 30 secondi e anche questa volta le facciamo due volte la passata di rosso, perché sapete, come già abbiamo detto prima, il colore si apre pienamente quando è passato comunque due volte, anche se, come vedete, l'ho passato solo una volta, in realtà è già bello coprente, quindi potrebbe anche bastare. Se proprio non avete tempo, dovete sbrigarvi, va bene anche una sola passata. Se avete invece state comunque lavorando, santa pace, passatelo due volte. Ok, lo vado ad asciugare. Adesso ci rimangono i dettagli e aggiungere un poco di dorato. Quindi prima di fare ciò ricordiamo che dobbiamo passare il top. Se avete comunque difficoltà a ricordare, vi consiglio di scrivere adesso i passaggi, così che potete, quando lavorerete, potete metterle benissimo davanti a voi il foglio e guardare, sbirciare. Fate anche uno schema così che vi viene più facile. Guardate, quando ho finito mi sono resa conto che avrei la venatura centrale un poco più pronunciata. Quindi mi sa che la vado a ripetere un pochettino. Prendo di nuovo quindi il rosso puro, ma poco poco senza esagerare, solo una grossa questa centrale, altrimenti poi sarà troppo toccata, sarà troppo tutto troppo finto, ecco. E mi preparo al sigillante. Se avete delle domande, ragazzi, scrivetele, chiedetemi pure, mi raccomando, preparate i vostri lavori, fateceli vedere. Saremo molto felici di vedere i vostri lavori. Adesso sto sigillando. Ok, la prima passata fatta, la vado ad asciugare. E di nuovo preparo il mio bianco numero 407. Preparo il mio pennello liner più sottile che ho. Ok, aspettiamo ancora solo un secondino. Eccoci qua, la tip è pronta. Adesso il nostro decoro è quasi praticamente pronto. Quello che dobbiamo fare è andare per prima cosa a ricalcare il disegno, il contorno. E quindi prendo il mio pennellino e vado. Vedete? Siccome il colore non cola, resta tutto molto fermo, posso continuare a ripetere tutto il mio decoro. A questo punto il decoro mi piace.
solo alla fine. Sono un po' uscita fuori, lo correggo. A questo punto mi lo asciugo. Quando fate questi decori, anche se la linea è, vedete, il disegno prima era più piccolino, quindi ci serviva la linea molto più sottile. Mentre se il disegno è un poco più robusto, non fa niente anche se la linea è più robusta, anzi, fa parte ancora di più del decoro e lo va a valorizzare ancora di più. Quindi ho fatto un po' di asciugatura, adesso devo fare la linea centrale, però ricordate che la linea centrale è la linea geometrica. Perché se abbiamo fatto, se stiamo facendo sul lavoro sulla stessa modella, quindi ci serve la linea geometrica. Abbiamo fatto la linea dritta qui e la dobbiamo fare anche qui. Vedete, questione per fare la linea è solo saper schiacciare giusto il pennello. Decidete voi quanto deve essere spessa, di che spessore deve essere la vostra linea. E non dimenticate di ripassarla nel senso contrario per evitare le discromie del colore. Mentre è ancora bagnato, vado a ripetere anche le venature che abbiamo fatto sulla foglia, però non dovete farla proprio sopra quella che abbiamo disegnato, ma leggermente spostata, così che voi darete più impressione la state ricalcando, non che la state disegnando adesso, altrimenti coprite quello che abbiamo disegnato prima e ciao. Ok, magari qua si può fare di più, così, così basta. Andiamo ad asciugare. E anche il secondo decoro è quasi pronto. Ci resta solo aggiungere un poco di oro, come abbiamo fatto prima, perché stiamo facendo la stessa parte, sono tutti uguali, sono i decori tutti uguali. Quindi, ok, si è asciugato un pochino. Stavolta però decido di mettere un poco più oro, perché voglio una bella linea dorata qua sotto, e questa la farò anche bella spessa, va. Voglio proprio che si veda, perché probabilmente sarebbe questo il dito. Infatti l'ho messa al centro questo decoro, perché sarebbe questo quello che utilizzerei come decoro principale. E poi dopodiché andremo proprio a sporcare di colore un poco qua, un poco là. Con un pennello, mi raccomando, quasi asciutto, se, quasi senza colore. Adesso, ragazzi, ovviamente mentre stavo lavorando mi è venuto un altro pensiero. Ovviamente potete lasciare benissimo così, però se volete potete anche rendere la foglia ancora più tridimensionale, nel senso che dove disegno renderla ancora più lucido, e in questo caso ci servirà un poco di ombra. Per fare l'ombra io utilizzerò un poco di trasparente, dopodiché mi serve il nero. Aspettate un secondo che lo prendo. E per fare le sfumature vi serve proprio una puntina di colore. In questo caso, vedete, utilizzerò il colore 211, che sarebbe il nero. Ne prendo poco, 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 ecco, non ho preso troppo. Ok, mi serve un colore trasparente leggermente sfumato. Con questa cosa qua vado a ripassare. Scusate, magari prendo un altro po', che ho preso forse veramente troppo poco. Adesso con il trasparente mischiato a una puntina di nero vado a ripassare alcune curve.
Ripassando alcune curve, vedete subito che il disegno diventa molto più profondo e definito. Guardate. Ecco. Va bene così, mi piace. Vado ad asciugarlo. E abbiamo terminato anche la seconda tip, a parte che ci resta solo di sigillarla. Già sono pronta con la terza tip. Vedete come oggi lavoriamo spedito, lavoriamo veloce perché veramente sono decori facilissimi. Ci siamo. Va bene. E vado a sigillare di nuovo tutto. Comunque vedete come la sfumatura aggiunta con il nero, l'ombra, come cambia il tutto. Ok, il decoro è pronto e lo vado ad asciugare. Mi preparo per la terza tip. Ci passo un pochino di buff. Solo perché l'avevo già toccata, l'avevo toccata con le mani senza guanti. E ricordate che la cosa si dovrebbe evitare perché altrimenti il grasso che avete sulla pelle può lasciare i segni sul gel e poi i colori potrebbero disegnare male. Quindi per evitare ciò assicuratevi di avere la tip. Non toccata, non toccate niente. Allora. Facciamo così, io adesso lascerò la tip ancora un minutino dentro la lampada, nel frattempo ne continueremo a lavorare. Va bene? Appena sarà completamente asciutta, ve la faccio vedere. Ok. Allora, siamo pronti. Siamo pronti per la terza tip. La terza tip si fa altrettanto facilissimo come abbiamo fatto. Utilizzeremo, prima partiremo dal rosso e mi serve una mezzaluna, un semicerchio che andrò a fare direttamente con il mio pennellino. Quanto deve essere grande, ma decidete voi, sempre là siamo a base della lunghezza dell'unghia, a base della larghezza dell'unghia, insomma, considerate che comunque dovete, l'estetica deve essere rispettata, esteticamente dovrebbe essere comunque un bel cerchietto. Se avete difficoltà di farlo con il pennellino dello smalto, fatelo benissimo con il pennellino liner. Ok, asciughiamo. Vedete, questa è la nostra tip pronta. L'ho già sporcata. Sì, l'ho già sporcato con qualcosa, ragazzi. Ok, queste due le abbiamo fatte oggi. E ve le metto qua. Adesso sto asciugando il primo strato e adesso ne farò un secondo. Via. Prepariamo di nuovo il nostro colore intermedio, questo di qua, con il quale andremo a disegnare lo stelo centrale del rametto, spiga, non lo so come chiamarlo. Ok, pronti. Ricordiamo, togliere lo strato dispersivo. Ok. Fatto.
Ora che la superficie è diventata più opaca, andiamo. Bolle che il rametto segue per un po' la linea e poi scende. Segue la linea rossa che abbiamo fatto prima, intendevo. Dopodiché, il giallo. E andiamo con il giallo. Facciamo centrale. E poi vado ad aggiungere pian piano. Le foglioline. Salgo tranquillamente sulla parte rossa, non importa, e aumento il volume delle foglie quando mi avvicino di più alla fine. Rametto. Ok, asciugo. Qualche secondo, vi serve solo per prendere un pochino il colore, qualche secondo basta. Adesso ne farò un'altra piccola parte perché siccome da solo così mi sembrava un poco spoglia la tip, allora ho aggiunto un altro pochino dall'altra parte, dal basso. Ad esempio, sarebbe bello se uscisse un altro poco di qua. Prendo il pennello e vado a fare le mie goccioline. Una goccina e una goccina. Anche da questa parte. Ricordate se il disegno finisce sul bordo, comunque dovete completarlo. Asciugo, pulisco sempre il pennellino per pennellino. Adesso mi preparo di nuovo la sfumatura con il colore intermedio. Giallo per oggi possiamo chiudere. Va bene così. Mentre questi due ancora ci serviranno. Ok. Prendo il colore intermedio e vado. Se avete preso un poco troppo il colore, non fa niente, scaricate il pennello e ripassate, anzi, vi viene anche più bellino. Ok. Il pennello, mi raccomando, deve avere pochissimo colore, non vi serve chissà quanto colore, me ne serve veramente pochino. Lo vado a sfumare picchiettando un pochino. Ripeto la stessa cosa dall'altra parte. Va bene, asciughiamo qualche secondino anche questa volta. E adesso dobbiamo solo sigillare, per il momento intendo. Dobbiamo sigillare, ricordo il perché, per togliere il dislivello tra il volume del disegno con la base, quindi che sarebbe nel nostro caso con il gel. Ok. Asciughiamo
un pochettino sigillante e mi preparo il bianco per fare il contorno con il pennello sempre Lanier. Nel frattempo, mentre si asciuga, io mi preparo il pennello. Deve essere bello pronto. Ok, adesso partiamo la parte centrale dello stelo. Ok, e partiamo a fare i petali. Le petali, scusate, le foglioline. Ho preso troppo colore. Potete trovare voi il verso che più vi viene comodo, più vi piace. Nel senso, come vedete, io prima le ho fatte da un lato e poi le faccio dall'altro lato, ma voi fate come più vi viene comodo. Va bene, lascio qualche secondino perché non voglio rovinarlo, anche se volete, vedete, potevo anche continuare perché tutto stava fermo, niente stava collando, avrei potuto anche continuare, ma siccome c'è la linea laterale rossa da ricalcare non vorrei sbagliare. Infatti per come prossimo passaggio faccio proprio lei, questa linea qua, che ricordiamo dovrebbe essere geometrica. Ok, semplicemente porto la mia linea fin dove mi comanda e me lo permette il disegno, nel mio caso fino a qua, e se ho un altro pezzettino piccolo qua in mezzo alle foglie lo faccio pure. E come la parte importante, ricalchiamo di nuovo la linea nel verso contrario. Va bene. E poi ritorno al pezzettino che mi è rimasto. E con pochissime mosse, pochissimi movimenti, l'abbiamo finito. Grazie, poi vi chiedo un altro favore. Per chi sta guardando queste dirette, questo nostro lavoro che stiamo facendo comunque per voi e vogliamo comunque essere utili a voi, fatemi sapere se vi piacciono i decori più semplici da salone o se volete vedere qualcosa di più complicato, qualcosa di più lavorato, così che anche io, sapendo le vostre preferenze, capendo un po' chi ci sta guardando, se ci sta guardando una principiante o se sei più esperta, così che magari io saprò adattare anche e proporre le proposte più o meno complicate a base delle vostre preferenze. Va bene? Magari potete scriverlo anche qui sotto nei commenti cosa vi piacciono di più, decori più semplici da salone oppure qualcosa di più complicato. Ok, anche con il bianco abbiamo finito per oggi. Andiamo oro. E andiamo ad aggiungere un po' d'oro, un po' di luccichio al nostro decorino. Se volete anche questa parte della linea, ad esempio, possiamo ricalcare in oro.
tanto sapete che vi dico, dai, facciamolo. Aggiungiamo una linea dorata anche qua. Ok. Aggiungiamo anche questo passaggio. E ci resta solo sigillare l'ultima volta e abbiamo fatto. Questi sono, vi ricordo, i prodotti che abbiamo utilizzato oggi. Come base ho utilizzato gel Arctic Rosa. Poi ho utilizzato il semipermanente numero 306, il rosso. Poi abbiamo utilizzato un giallo, una specie di giallo 354. Aspettate, il sigillante senza dispersione. L'ho fatto. Ok, vado a sigillare così che mentre finisco di parlare qua si asciuga un poco tutto. Quindi abbiamo utilizzato anche il sigillante, ok, senza dispersione, il gel paint 407, il bianco e oro numero 413. Ragazzi, un altro consiglio, sta arrivando anche Natale, dovete assolutamente munirvi del colore oro perché tutte le vostre clienti sicuramente vorranno qualcosa d'oro aggiunto nei suoi decori, ok? E dobbiamo solo aspettare che finisce l'asciugatura completa. Ah, e poi ovviamente, ops, per la sfumatura ho aggiunto una punta di nero 211, mischiato, ricordiamo, al sigillante per fare un po' di ombra. Ok? Ci resta ancora un solo minutino. Questo era il pennello che abbiamo utilizzato mentre per stendere il gel. Che vedete cosa, che danni che faccio. Stava tranquillo il pennello, no, dovevo prenderlo. Un altro minuto e abbiamo finito. Già, abbiamo le domande per caso? Allora, non ci sono domande sulle tecniche che hai realizzato. Bene, Ragazzi, come ha quindi detto prima Maria, fateci sapere se preferireste appunto rivedere delle nail art più semplici da fare, quindi metodo veloce, realizzabili in pochi minuti, in esatto. poco tempo in salone e anche per le meno esperte, oppure se preferireste vedere qualcosa di un pochino più elaborato, quindi una micropittura avanzata, un po' più complessa nei passaggi. Fateci sapere così noi ci adattiamo alle vostre richieste. Nel frattempo, Maria sta rinquadrando le prime due tip che abbiamo realizzato oggi. I prodotti ve li ha già mostrati, grazie Maria, perché tanto li avrei ripetuti, quindi hai fatto benissimo. Eccole qua, è arrivata anche la terza. Fateci sapere anche nei commenti, una volta che sarà finita questa diretta, quale di queste tre tip vi è piaciuta di più. Personalmente a me è piaciuta tantissimo la terza, devo dire, quella con la mezzaluna. Molto, molto belle. Ok, Maria, perfetto. Allora ti faccio voltare la fotocamera per i saluti. Mi senti, Maria? Allora, penso che sia un attimino disconnesso il telefono. Vediamo un po'. Perché non la sento più, mi sa che il microfono più che il telefono. Allora, aspettiamo un po' che ritorna Maria. Ecco qua, sta rivoltando la fotocamera. Nel frattempo, ragazze, vi ricordo, anzi, ve lo faccio vedere. Ecco qua. Allora, vi ricordo, ragazze, che i nostri nuovi colori formato piccolo, quindi in questo caso 8 ml, li trovate nella categoria prodotti per unghie. Basterà scorrere qui su colori semipermanenti e cliccare su colori 8 ml. Vi si aprirà questa schermata. Sono smalti semipermanenti extra pigmento, ragazze, sottilissimi e fermissimi quando li stendete, molto luminosi, molto brillanti. Qui avete tutti i colori, aggiorni, vi ripeto per chi ancora non si fosse collegato prima, che
Aggiungeremo i sei nuovi colori autunno-inverno 2021 secondo appunto le proposte di moda di abbigliamento, design, scarpe, accessori, gioielli. Abbiamo scelto le sei colorazioni che andranno per la maggiore e ve le presenteremo appena sarà possibile con un altro video magari, così li riusciamo a vedere anche proprio dal vivo come sono. Nel frattempo è tornata Maria, vediamo se riusciamo a sentirle al microfono. Prova un po' a parlare Maria perché mi sa che non ti sento. Ok, no, non mi sente. Allora ci dobbiamo salutare così ragazzi perché purtroppo è finito il tempo. Forse sono state le cuffiette che... Non mi senti Maria, vero? Non mi sente, va bene. Niente, Vediamo un non mi po'. sento. Ciao. Adesso ti sento. Non mi senti tu. Sì. Ci salutiamo così. Ciao ragazze, grazie di averci seguito e ci vediamo alla prossima diretta. Mi raccomando, seguiteci, non mancate.